Un volume, quattro percorsi tra Austria e Italia e tanti punti di interesse spirituale, storico e artistico per persone che vogliono fare cammini pensanti, creativi e curiosi è il risultato del progetto Interreg Italia-Austria Look Up, dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, naturalistico e religioso transfrontaliero in montagna e al quale ha preso parte, oltre al comune di Udine e due partner in territorio austriaco, la congregazione delle Suore Orsoline di Vicenza, che hanno trovato nel progetto l'opportunità di un rilancio dei temi legati alla spiritualità della montagna in chiave femminile. Nel manuale presentiamo il cammino che abbiamo mappato, che ha un nome particolare, Romea Transumanza Saliso. È una diramazione dell'antica via di pellegrinaggio Romea Strata e tocca dei luoghi da Enego, dal Colle dei Meneghini di Enego, passando per Gaglio e arriva fino a Vicenza, passando per Bolzano Vicentino. Perché questo tracciato? Perché la nostra fondatrice, Giovanna Meneghini, è nata a Bolzano Vicentino nel 1868, quando i genitori stavano ritornando ad Enego dopo aver passato l'inverno in pianura con le greggi. E a Bolzano Vicentino il 23 maggio si celebrerà la conclusione del progetto nel giorno natale di Giovanna Meneghini. In collaborazione con l'amministrazione comunale e l'unità pastorale verrà presentato il nuovo manuale nella galleria municipale che ospita i disegni preparatori su carta di Ubaldo Oppi per gli affreschi della chiesa arcipretale di Santa Maria. E poi un'altra novità. Il percorso audio multimediale dell'app Look Up, in cammino con Giovanna Meneghini, scritto da Enrico Zarpellon, che ci vedrà partire dalla piazza di Bolzano Vicentino, entrare in chiesa e poi ritornare in piazza, ripercorrendo la vicenda luminosa di umanità e di santità di Madre Giovanna, alla quale poi dedicheremo nel ricordo la messa che celebreremo a Bolzano Vicentino. Sappiamo che sono tempi travagliati in cui il bello e il buono è bene che lo mettiamo in atto, oltre che col pensiero anche con cammini interiori e di gruppo, di comunità, e accogliamo allora l'invito di Giovanna Meneghini che dice: batti da forte la via oscura se vuoi trovare la luce.